Io credo che sia stato un gesto apposito quello di non portare la chiavetta, perché effettivamente lo scorrere delle sue parole sarebbero state forse troppo intrecciate all'immagine e ci saremmo distratti, mentre viceversa siamo stati affascinati da questo cammino che ci ha fatto fare attraverso questa cultura bolognese, non solo bolognese, così ben descritta. Quindi non portarla mai la chiavetta, questo direi troppo buono. Un consiglio che ti do e che credo sia condiviso da chi ti ha ascoltato con tanta attenzione. Se c'è qualcuno che vuole fare domande, possibile. Dottor Felix, scusa, perché la splendida lezione la ragione. E tornando alle classiche, effettivamente Locchi si riferisce a Platone e ha detto che è inciso sull'Accademia, ci dice Plutarco, Medeis, Aviometricos e Isidro. Quindi non ente alcuno che sia privo di del manzane della matematica. Al microfono per favore, sentiamo. Manzane conoscere, di conoscenze profonde, e questo è il tratto pitagorico che lascia l'Accademia o la memoria dell'Accademia e che invece Aristotele combatterà, nel senso che elaborerà il metodo attraverso il quale puoi definire le cose. E questa elaborazione che nell'organo arriva a Bologna, è insegnata a Bologna per due secoli prima di Sant'Orlando, il quale ha preso il greco proprio dal Bocchi, ma quando detta probabilmente la struttura iconologica degli affreschi di Palazzo Fava, e introduce nella galleria una serie di immagini che si riferiscono al sofista platonico, e cioè la caccia e la pesca del concetto, e abbiamo delle immagini scoperte nel 2008, in luce delle altre pubblicazioni mie sull'argomento, confermate anche da Maurizio Calvesi, immagini fuori scala di pescatori e cacciatori che si riferiscono al passo del sofista, in cui la dialettica è appunto una venatio, è una caccia del concetto attraverso definizioni e distinzioni. Quindi il Bocchi insegna ai bolognesi a entrare dentro Platone, ma anche a portarsi verso l'elaborazione della logica platonica, ancora improntata a queste speranze ottimistiche di tipo pitagorico, numerologiche, per farsi invece dialettica. Quindi abbiamo probabilmente questi simboli della galleria di Palazzo Fava appena scoperta, le immagini della dialettica che cerca e anche dell'imbarazzo della dialettica, perché mi dissero le restauratrici del professor Faranda che i telamoni dorati della galleria hanno i calcagni a rovescio e si volgono le spalle, come ha fatto per il giudizio di Daniele e il palazzo Poggi e Niccolò dell'Abate. Di fronte all'incertezza il telamone volge le spalle sia il palazzo Poggi sia anche il Palazzo Fava. Questo momento è quello, questo momento dell'insegnamento logico che veniva fatto
anche per i medici, perché era nella ratio studiorum dell'Università di Bologna, si chiama Aporia. Quindi siamo di fronte, in Palazzo Fava, alla loggia della dialettica e della poetica. Bene. E concludo, Aporeo mai, vuol dire non so da che parte avanzare col passo. A posto, eccetera. E purtroppo, per fortuna, questa frase del sofista è all'inizio di Essere tempo di Martin Heidegger, il quale di fronte al problema dell'essere vede che non è predicabile e che lascia senza radici e consistenza l'uomo che vuole predicarlo. Quindi torniamo a dire che col Bocchi si aprono a Bologna tutte queste, diciamo, ricerche di storia della filosofia, che arriveranno poi col Becker a certe conclusioni. E Ulisse Odravanti, come insegnante di logica, come altri, grande Pendasio, Masdoc, eccetera, ma lo stesso Filippo Fava, è l'erede di questo sforzo bocchiano. Quindi complimenti e grazie. Grazie a lei. Ci sono ulteriore conferma. Guardate, io sono disponibile a questo punto a fare qualunque cosa, io vengo, giuro che sto zitta, vi faccio andare le immagini e le vedete e garantisco che le immagini valgono. Mentre sentivo quello che è stato detto poco fa, mi viene in mente, cioè mi è venuto in mente che uno degli emblemi di Bocchi che è dedicato alla dialettica, e cioè è una rappresentazione della dialettica con tutti gli attributi della dialettica, è intesa come processo dianoetico di tipo platonico, è dedicato ad Antonio Bernardi Mirandolano, che era l'eminenza della cultura aristotelica bolognese di quegli anni. Aristotelico sui generis, che contraddice alcuni lemmi dell'organon aristotelico, però era il maestro di logica aristotelica ed era esso stesso un aristotelico. E in questo rivolgere le carte peculiare di Bocchi medesimo, ma anche della cultura dentro la quale sta, non è casuale che l'allegoria della dianoia, l'allegoria della dialettica platonica, del metodo della divisione con tutti gli attributi platonici sia attribuito al simbolo che va a celebrare Antonio Bernardi di Mirandola, cioè il maestro di aristotelismo, senza nessuna intenzione polemica, perché Bernardi era parte dell'Accademia di Bocchi. Bene. A questo punto non so adesso. Prego. Una domanda molto breve, sintetica. Sia nel nome Ermatena, sia nei simboli di questa scuola didattica, se c'è una relazione con l'alchimia e se c'è, come si collega? Allora, la mia prima risposta istintiva ma emotiva e passionale è no, nel senso che l'alchimia, c'è stata una stagione in cui l'abbiamo vista dappertutto e sostanzialmente nella cultura umanistica cinquecentesca di spazio per l'alchimia non ce n'è moltissimo. L'alchimia si sviluppa al di fuori della cultura, non dico universitaria, ma cultura letteraria, è piuttosto di casa presso gli artigiani, presso naturalisti che lavorano nelle miniere, lavorano. C'è però qualcosa che noi abitualmente associamo alla cultura alchemica, cioè la cultura ermetica. E indubbiamente cultura ermetica, la tradizione ermetica trismegisto, questo messaggero del dio Tot degli egizi, ma per cultura ermetica si intende una cultura manipolativa e trasmutativa della realtà. Il filosofo ermetico è, diversamente da Platone, non colui che contempla,
la realtà o la verità o la verità dell'idea, ma che contemplandola la può anche manipolare, la può trasformare. Questo c'è in Achille Bocchi nella sua Accademia e Bocchi lo ammette. La cultura ermetica è questo tipo di tradizione ermetica rinnovata nel corso del Cinquecento. Giovanni Pico della Mirandola ritorna a essere un introduttore di questo tipo di cultura e addirittura presume di poter costruire gli dèi. Quindi altro che indurre nuove forme in natura come vuol fare Bocchi, e questa è un'attitudine estremamente ermetica che ha molte assonanze anche col mestiere degli alchimisti. Però l'induzione di nuove forme è talmente profonda che rischia persino di indurre la forma del divino entro la natura delle cose. Bene, grazie, grazie. Non so se potremmo organizzare questa cosa, sicuramente credo valga la pena, anche se io ci credo quello che ho detto prima commentando l'intervento della professoressa Angelini. Comunque, se ci sarà un bis, certamente ve lo faremo attraverso le forme consuete e quindi può darsi che ci rivediamo anche con questo bellissimo argomento così ben trattato. Per ora ringraziamo ancora la professoressa Angelini ed eventualmente le diamo appuntamento.